Figlio tuo Gesù, nella tua pace nel regno della luce, questo fratello, Signore, sia con te. Signore, sia con te. Padre creatore, ascolta la preghiera giusto e santo, noi ti preghiamo nel Figlio tuo Gesù. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Diamo lettura del messaggio che il Santo Padre ha inviato. A Sua Eminenza il Cardinale Angelo Scola, amministratore apostolico, a Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Mario Delpini, Arcivescovo eletto, Piazza Fontana 2, Milano. Nell'apprendere la notizia del decesso del caro Cardinale Dionigi Tettamanzi, desidero esprimere le mie condoglianze ai familiari, a codesta comunità diocesana che lo annovera tra i suoi figli più illustri e tra i suoi pastori più amabili ed amati. Penso con affetto e ricordo con gratitudine l'intensa opera culturale e pastorale profusa da questo benemerito fratello che nella sua feconda esistenza ha testimoniato con gioia il Vangelo e servito docilmente la Chiesa, dapprima come presbitero nell'Arcidiocesi di Milano, poi come vescovo ad Ancona Osimo, segretario della Conferenza Episcopale Italiana, arcivescovo di Genova, in seguito arcivescovo della diletta chiesa ambrosiana, infine
amministratore apostolico di Vigevano. Sempre si distinse come pastore sollecito, totalmente dedito alle necessità e al bene dei sacerdoti e dei fedeli tutti. Con una peculiare attenzione ai temi della famiglia, del matrimonio e della bioetica, dei quali era particolarmente esperto, elevo la mia preghiera al Signore affinché per intercessione della Beata Vergine Maria, che egli ha tanto amato, accolga questo suo fedele servitore nel gaudio e nella pace eterna, e di cuore imparto a coloro che ne piangono la scomparsa la benedizione apostolica, con un pensiero speciale per quanti lo hanno amorevolmente assistito in questi ultimi tempi di malattia. Francesco, dal Vaticano, 5 agosto 2017. Fratelli e sorelle, la fede nel Signore Gesù Cristo, risurrezione e vita, ci raccoglie oggi in preghiera per l'ultimo saluto al Cardinale Arcivescovo Dionigi Tettamanzi, che è stato chiamato alla casa del Padre. Rinnoviamo con questa celebrazione la nostra speranza in Cristo, che morendo sulla croce ci ha liberato dalla morte eterna e risorgendo il terzo giorno ha riaperto agli uomini la porta del cielo. Preghiamo perché il nostro fratello l'Arcivescovo Dionigi, che oggi si allontana dai nostri sguardi, per i meriti della passione e morte di Cristo sia associato alla vita e alla gloria della sua risurrezione. Preghiamo. O Dio, che hai affidato la cura pastorale della Chiesa milanese al tuo servo l'Arcivescovo Dionigi, accoglilo nella dimora eterna e fa che riceva dalle mani del Signore il premio delle fatiche apostoliche. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio,
che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Benedici, mio Padre. Leggi nel nome del Signore. Passione del Signore nostro Gesù Cristo secondo Luca. Venne il giorno degli azimi, nel quale si doveva immolare la vittima di Pasqua. Gesù mandò Pietro e Giovanni dicendo: «Andate a preparare per noi la Pasqua, perché possiamo mangiare». Gli chiesero: «Dove vuoi che la prepariamo?» Ed egli rispose: «Appena entrati in città, vi verrà incontro un uomo che porta una brocca d'acqua. Seguitelo nella casa dove entrerà e direte al padrone di casa: il maestro ti dice: dov'è la stanza in cui posso mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà una sala al piano superiore, grande e addobbata. La preparate». Essi andarono e trovarono tutto come aveva loro detto e prepararono la Pasqua. Quando fu l'ora, prese posto a tavola e gli apostoli con lui e disse: «Ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi prima della mia passione, poiché vi dico, non la mangerò più finché essa non si compia nel regno di Dio». E preso un calice, rese grazie e disse: «Prendetelo e distribuitelo tra voi, poiché vi dico, da questo momento non berrò più del frutto della vite finché non venga il regno di Dio». Poi, preso un pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: «Questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice dicendo: «Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue che viene versato per voi». Sorse anche una discussione: chi di loro poteva essere considerato il più grande? Egli disse: «I re delle nazioni le governano e coloro che hanno il potere su di esse si fanno chiamare benefattori. Per voi però non sia così, ma chi è il più grande tra voi diventi come il più piccolo e chi governa come colui che serve. Infatti, chi è più grande, chi sta a tavola o chi serve? Non è forse colui che sta a tavola? Eppure io sto in mezzo a voi come colui che serve. Voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove, e io preparo per voi un regno, come il Padre l'ha preparato per me, perché possiate mangiare e bere alla mia mensa nel mio regno e siederete in trono a giudicare le 12 tribù di Israele». Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Il Signore, il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore, il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare,
ad acque tranquille mi conduce, mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, per amore del suo nome. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Cospargi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Benedici, mio Padre. Leggi nel nome del Signore. Passione del Signore nostro Gesù Cristo secondo Matteo. Da mezzogiorno fino alle 3 del pomeriggio si fece buio su tutta la terra. Verso le 3 Gesù gridò a gran voce: Eli, Eli, lema sabachthani, che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: Costui chiama Elia. E subito uno di loro corse a prendere una spugna e, imbevutala di aceto, la fissò su una canna e così gli dava da bere. Gli altri dicevano: Lascia, vediamo se viene Elia a salvarlo. E Gesù, emesso un alto grido, spirò. Ed ecco, il velo del Tempio si squarciò in due da cima a fondo. La terra si scosse, le rocce si spezzarono, i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi morti risuscitarono. Parola del Signore. Lode a te, oh Cristo.
Benedicimi Padre. Il Signore sia nel tuo cuore e sulle tue labbra, perché tu possa annunciare degnamente il suo Vangelo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, Signore. In quel tempo, il Signore Gesù disse ai Suoi discepoli: «Tutto ciò che il Padre mi dà, verrà a me. Colui che viene a me, io non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che è mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto Egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. Questa, infatti, è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno». Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Eminenza Reverendissima, Cardinal Angelo Bagnasco, Presidente del Consiglio delle Conferenze Episcopali d'Europa. Eminenza Reverendissima, Cardinal Gualtiero Bassetti,
presidente della Conferenza Episcopale Italiana, eminenze tutte, eccellenza reverendissima Monsignor Mario Delpini, arcivescovo eletto di Milano, eccellenze tutte, fratelli carissimi nel presbiterato, diaconi, consacrate e consacrati, Antonio e Gianna, fratello e sorella del cardinale, nipoti, pronipoti e parenti tutti, Marina che lo ha accompagnato per 28 anni, Don Umberto e Don Tiziano, autorità istituzionali, civili, militari, esponenti dell'associazionismo, fratelli e sorelle cristiani, abitanti di Renate, superiori ed alunni del Pontificio Seminario Lombardo e del Seminario Arcivescovile di Venegono, fedeli delle chiese di Ancona Osimo, Genova, Vigevano e fedeli tutti della diocesi ambrosiana presenti nel nostro Duomo e quanti ci seguono da lontano. Uomini delle religioni e uomini alla ricerca della verità. Accompagniamo in questa liturgia il carissimo Cardinal Dionigi all'incontro definitivo con Dio. La prima lettura ci ha detto: questo è il mio corpo che è dato per voi. Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue che viene versato per voi. Gesù, che ha desiderato ardentemente mangiare Pasqua con i suoi prima della sua passione, per i suoi offre totalmente se stesso. Certo, si rivolge in quella scena anzitutto agli apostoli, ma anche a tutti coloro che lungo il tempo e in tutti i luoghi crederanno in Lui, quindi anche a noi, cristiani dell'odierno frangente storico. Nella circostanza particolare della dipartita terrena del carissimo Cardinal Dionigi, questo per voi di Cristo diventa in modo del tutto speciale per lui, per il cardinale. La morte di questo uomo, amabile ed amato, come l'ha definito Papa Francesco nel suo messaggio, non è una sconfitta della vita. Al contrario, ne è la pienezza. La sua morte è una vittoria. Ce lo conferma la seconda lettura tratta dalla Passione secondo Matteo. Oltre al buio di mezzogiorno, taluni segni clamorosi, secondo la tradizione profetica, fanno riferimento ai tempi finali, sono suggellati da questa importantissima affermazione. I sepolcri si aprirono e molti corpi di santi morti risuscitarono. Carissime, carissimi, la risurrezione, cioè il pieno compimento del nostro destino, è la parola potente a cui il Cardinal Dionigi ci chiama. Deve ora abitare nel nostro cuore, in un qualche modo questo destino ci deve dominare in questo momento. Certo, essa è passione, è doloroso distacco dalla vita terrena, ma partecipare alla vita e alla morte, alla resurrezione di Gesù è in senso definitivo la nostra risurrezione, la risurrezione del cardinale. Gesù,
unito alla sua madre diletta, vivo col suo vero corpo in seno alla Trinità, con le sue piaghe gloriose, sta già abbracciando il Cardinal Dionigi. Egli ne era ben consapevole. Nell'omelia del giorno di Pasqua del 2011 affermò: «Mi ha molto commosso quanto ha detto in un'intervista un monaco scampato alla strage nella comunità algerina di Tiberin. Disse il monaco: "Abbiamo appreso della morte dei nostri confratelli il 21 maggio del 1996. Stavamo recitando i Vesperi. All'improvviso è arrivato in cappella un giovane monaco che si è gettato per terra davanti a tutti gridando la sua disperazione. I fratelli sono stati uccisi. La sera, mentre eravamo fianco a fianco a lavare i piatti, gli ho detto: "Bisogna viverlo come qualcosa di molto bello, di molto grande. Bisogna esserne degni." Fin qui le parole del cardinale. Moltissimi tra noi, penso anche a me, alla nostra lunga amicizia e collaborazione, hanno nel cuore fatti e momenti in cui hanno potuto godere dell'intensa umanità del Cardionigi. Ad essi ritorneremo quasi a preziose reliquie. Di essi parleremo agli adolescenti, ai giovani, ai figli, ai nipoti, per aiutarli a crescere. Colpiva in lui il permanente sorriso, espressione di un'umanità contagiosa, riverbero della tenerezza di Gesù e di Maria Santissima verso tutti coloro che incontrava e con eccezionale pazienza salutava ad uno. Era inoltre profondamente esperto nel campo delle scienze morali e bioetiche, come rivelano le numerose pubblicazioni e in modo speciale la collaborazione diretta con San Giovanni Paolo II, con Benedetto XVI e da ultimo con Papa Francesco. Per quanto riguarda la nostra cara metropoli milanese, il rapporto del Cardinal Dionigi con la società civile ebbe un peso notevole. Si manifestò non solo attraverso un'apertura al confronto sociale, a cui va aggiunto quello ecumenico coi fratelli ebrei e quello interreligioso, ma si espresse attraverso un'attenzione ai problemi della famiglia, del matrimonio, delle famiglie ferite, della vita, del lavoro e della emarginazione nelle sue tante e dolorose forme. Il cardinale era guidato da un profondo senso di giustizia che si esprimeva nella promozione e nella difesa dei diritti di tutti e di ciascuno, come egli amava dire, vissuti nel loro legame profondo con i doveri e garantiti da buone leggi. Seppe denunciare senza timidezze, ma sempre in modo costruttivo, i mali delle nostre terre. Ma affidare, come ora stiamo facendo, il Cardinal Dionigi al Padre non può ridursi ad un gesto di umana gratitudine. Deve scavare in noi in profondità, deve interrogarci sullo stato della nostra fede e sulla disponibilità che da questa fede viene a lasciarci prendere a servizio.
perché fu questa fede il motore di tutte le espressioni di vita del cardinale. Il cardinale ce l'ha insegnato fino alla fine, soprattutto negli ultimi mesi della sua malattia, portata in atteggiamento di piena e consapevole offerta. L'Eucaristia che stiamo celebrando è un anticipo della risurrezione a cui siamo destinati. Oggi in essa accompagniamo l'offerta del pane e del vino con l'offerta della persona e della vita del Cardinal Dionigi. Allora ciò ci domanda una responsabilità decisiva. Come ci ha detto il Santo Vangelo, dobbiamo essere una eco della volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma lo risusciti. Ecco la parola definitiva di questo gesto, nell'ultimo giorno. Chiediamoci allora con umiltà quanto ciascuno di noi, noi cristiani, nella nostra vita quotidiana siamo disponibili a questo instancabile abbraccio di Cristo, così da poter a nostra volta abbracciare ogni uomo e ogni donna che viene al nostro incontro. Quanto le nostre comunità cristiane, parrocchiali, religiose, aggregative, sono luoghi in cui la certezza della risurrezione anticipata nell'Eucaristia genera un clima di speranza gioiosa, capace di sanare le ferite, di risollevare gli sguardi, in una parola di amare, di un amore rigenerativo i nostri fratelli e le nostre sorelle. Quanto l'azione concorde, rispettosa della pluriformità vissuta nell'unità ecclesiale voluta da Cristo, diventa capacità di favorire la comunione e l'edificazione civica. Come affrontiamo i bisogni, soprattutto quelli derivanti dalla miseria e dall'esclusione, non a suon di proclami, ma cambiando concretamente aspetti della nostra vita, spesso mondanamente troppo attaccata agli affetti e ai beni. La morte in Cristo del cardinale Dionigi getta allora, carissime, carissimi, una luce su tutta la sua vita e soprattutto sul suo ministero. Egli ha voluto realmente essere un testimone fedele di Cristo, teso a non perdere nulla e nessuno di quanti la Chiesa gli aveva affidato. La Chiesa ambrosiana, e non solo, saprà trovare modi e forme per mantenere viva l'eredità copiosa di questo padre e maestro. Il Cardinal Dionigi sarà tra poco sepolto qui in Duomo, ai piedi dell'altare della Virgo Potens, accanto all'urna del beato Cardinal Schuster. Questa è la sua volontà, espressa con la consueta delicatezza. Tutti i fedeli avranno così modo di pregare sulla sua tomba e tutti gli uomini di buona volontà potranno visitarla. Sarà un gesto di pietà, un momento di ristoro, sarà un tenero pungolo all'approfondimento della nostra fede, della nostra comunione, del senso del vivere e della nostra energia civica. La Madonnina, ospitandolo in questo Duomo, diventi una via di intercessione quotidiana per noi tutti. Amen.
Fratelli e sorelle carissimi, invochiamo l'intercessione dei santi perché Dio Padre accolga nella sua pace il nostro fratello, l'arcivescovo Dionigi. Rinvigoriamo la nostra speranza di superare ogni angoscia e testimoniamo la nostra certezza di risorgere a nuova vita in Cristo Signore che ci ha rigenerato nel battesimo. Ci mettiamo in ginocchio. Signore, abbi pietà. O Cristo, liberaci. O Salvatore, liberaci. Santa Maria, Vergine per noi. San Michele, Vergine per noi. San Giovanni, intercedete per lui. Perdona, o Cristo, tutte le sue colpe. Ascolta la nostra voce. Ricorda, o Cristo, il bene da lui compiuto. Ascolta la nostra voce. Ricevilo, Cristo, nella vita eterna. Ascolta la nostra voce. Conforta, o Cristo, i tuoi fratelli in pianto. Ascolta la nostra voce. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Ci alziamo. Noi imploriamo, o Padre, la Tua misericordia sul Tuo servo Dionigi, che fu arcivescovo di questa Chiesa. Fa che raggiunga il possesso beato della vita eterna di cui è stato fedele maestro al Tuo popolo, per Cristo nostro Signore. Amen. Secondo l'ammonimento del Signore, prima di presentare i nostri doni all'altare, ci scambiamo un segno di pace.
O Padre di infinita clemenza, questo sacrificio che l'Arcivescovo Dionigi, mentre era con noi, celebrava per la salvezza del suo popolo, sia ora per lui sorgente di perdono e di pace, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza rendere grazie sempre qui e in ogni luogo a te, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo nostro Signore. Noi osiamo sperare che sia conforme alla tua bontà e sapienza assegnare in cielo un posto di singolare splendore a coloro che in terra hai chiamato la guida della tua Chiesa. Perciò è nostro vivo desiderio che il tuo servo Dionigi venga annoverato nel regno celeste tra i santi pastori del tuo gregge e possa raggiungere la ricompensa di coloro con i quali ha condiviso fedelmente le fatiche della stessa missione. E noi, uniti a tutte le creature beate, con voce unanime innalziamo a te, o Padre, l'inno della lode perenne. Santo sei tuo, Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione e la presa della tua venuta. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo tenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, Sant'Ambrogio, San Dionigi e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona Padre pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Angelo, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Ricordati del nostro fratello, l'Arcivescovo Dionigi, che hai chiamato a te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unito alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendilo partecipe della sua risurrezione, quando farà sorgere i morti dalla terra e trasformerà il nostro corpo mortale a immagine del suo corpo glorioso. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere della tua gloria, quando asciugata ogni lacrima, i nostri occhi vedranno il tuo volto, e noi saremo simili a te, e canteremo per sempre la tua lode, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione,
ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi. E con il tuo spirito. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
Preghiamo, apri le braccia della tua misericordia, o Padre, ad accogliere il cardinale arcivescovo Dionigi. Per questo sacrificio di lode dona al tuo servo fedele che ha sperato in te e ti ha testimoniato davanti agli uomini la comunione eterna con tutti i santi vescovi nel tuo regno. Per Cristo nostro Signore. Amen. A nome del cardinale Angelo Scola e mio personale esprimo la più sentita gratitudine a tutti, al popolo immenso di Dio che ha visitato la salma incessantemente in questi giorni, come sospinto da un intimo bisogno di esprimere affetto e di pregare, a tutti i cardinali, i vescovi che sono qui presenti e ai molti che hanno fatto pervenire la loro partecipazione con diversi messaggi, in particolare una presenza particolarmente significativa è quella del cardinale Ruini, con cui il cardinal Tettamanzi ha vissuto una stretta collaborazione. Esprimo la gratitudine del cardinale Scola e mia alle autorità, signori sindaci, alle autorità militari e civili, a tutti coloro che qui rappresentano la società civile. Esprimo la gratitudine nostra ai fratelli delle chiese cristiane, ai rappresentanti dell'ebraismo e delle altre religioni che sono presenti o che in tanti altri modi hanno voluto esprimere la loro partecipazione a questo momento di Chiesa. Ecco, grazie a tutti. In verità forse c'è come una specie di sorpresa a sentirsi ringraziati per essere qui, perché certo ciascuno è venuto per un motivo speciale, per ricordare un qualche aspetto della molteplice attività del cardinal Dionigi, però ecco, forse c'è una ragione più semplice e più profonda che ci ha qui radunati. Quando io ho espresso la gratitudine alla signora Marina per tutto quello che ha fatto per il cardinal Dionigi e in particolare per quest'ultimo periodo particolarmente faticoso, la signora Marina mi ha detto: ma cosa vuole, cos'altro potevo fare, io gli volevo bene. Ecco, mi pare che la ragione che ci accomuna tutti in questo tributo di preghiera e di affetto è questa: che è stato facile voler bene al cardinal Dionigi. È stato il suo temperamento, il suo modo di fare, la sua saggezza, il suo sorriso, la sua prossimità alla gente comune, la sua capacità di stare con le autorità, eccetera. Ecco, comunque c'era qualcosa in lui che ha reso facile volergli bene. E se posso permettermi, credo che ci venga ancora un'ultima raccomandazione dal cardinal Dionigi e vorrei farmene voce. Forse il cardinal Dionigi vuol dirci quest'oggi: ma voi siete tanti, siete bravi, avete tante qualità, no, forse non avete tutte le qualità desiderabili, forse nessuno è perfetto. Però ecco, una raccomandazione vorrei farvi: cercate di fare in modo che sia facile volervi bene. Il nostro fratello, l'arcivescovo Dionigi,
e ora condotto al luogo della sua sepoltura in questo Duomo. Mentre si esprime l'affettuoso rimpianto della diocesi e di tutti coloro che lo hanno amato, noi qui presenti rinnoviamo la nostra fede nell'amore misericordioso del Padre, che mediante il suo Spirito farà sorgere i morti dalla terra a immagine del Signore risorto, dando vita nuova ed eterna a quanti hanno creduto in Lui e lo hanno riconosciuto nello spezzare del pane. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Sia benedetto il nome del Signore, ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Andiamo in pace nel nome di Cristo. Le solenni esequie del Cardinale Tettamanzi sono terminate. Ciascuno si porterà nel cuore la memoria viva del momento celebrativo che abbiamo vissuto. Invitiamo tutti, con ordinata sollecitudine, a lasciare il Duomo, perché tra poco avranno inizio i lavori per la tumulazione della salma del compianto arcivescovo. A questa tumulazione assisteranno soltanto i parenti, il cardinale Scola, l'arcivescovo eletto Monsignor Mario Delpini e i canonici del capitolo metropolitano. Felix Sanger.